Embraco, congelati licenziamenti, 9 mesi di tempo per trovare un'azienda disposta a rilevare lo stabilimento di Riva di Chieri. Elezioni politiche, a Torino si invertono i risultati nazionali, in testa al PD, cala il Movimento 5 Stelle. Anichelino apre Bounce, 4.000 metri quadrati di tappeti elastici, trasporto e divertimento. Pallacanestro e spettacolo sul parquet del Palaruffini, scendono in campo gli Harlem Globetrotters. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Futura News. In studio David Trangoni e Camilla Copelli. Apriamo con il caso Embraco, congelati fino alla fine del 2018 i licenziamenti per 497 operai di Riva di Chieri. I sindacati convocano uno sciopero per il 13 marzo e chiedono certezze sulla reindustrializzazione dell'area. Federico Parodi e Lucrezia Clemente. E quindi è l'avvio di un percorso, io credo che anche questo, il fatto che non ci sono più i licenziamenti a marzo, è il risultato di questa lotta. Prorogati sino a fine dicembre 2018 i licenziamenti dei 497 operai Embraco, l'annuncio arriva dalla segretaria generale della FIOM, Francesca Re David, nel corso dell'Assemblea Unitaria dei Metalmeccanici Torinesi, mentre a Roma i sindacati e l'azienda firmavano l'accordo. Decisivo il pressing di Carlo Calenda sui vertici del gruppo Whirlpool. Martedì 6 marzo il ministro dello Sviluppo Economico, in visita alla fabbrica di Riva di Chieri, ha rassicurato i lavoratori preoccupati che i riflettori sulla vertenza possano spegnersi dopo le elezioni politiche. Noi ci auguriamo che il nuovo esecutivo che uscirà dalle urne il 5 di marzo si assuma come responsabilità, come tema centrale, il problema del lavoro. Ora la palla passa in Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti, a 9 mesi per gestire la reindustrializzazione. I licenziamenti non sono stati ritirati e per questo sindacati operai non vogliono abbassare la guardia. Tranquillità relativa per oggi, perché il ritiro, lo spostare il licenziamento ti fa respirare, però non ti lascia vivere. Martedì 13 marzo i lavoratori Embraco saranno in prima fila allo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali quando sfileranno a Torino 100.000 metalmeccanici. Passiamo alle elezioni politiche. A Torino risultati in controtendenza rispetto al panorama nazionale. Nelle sezioni cittadine vince il Partito Democratico, mentre cala il Movimento 5 Stelle, che perde le periferie conquistate dalla Lega. Il servizio di Emanuele Granelli. Il terremoto politico delle elezioni del 4 marzo investe solo parzialmente la città di Torino. Il Movimento 5 Stelle di governo frena perdendo 6 punti percentuali rispetto alle amministrative del 2016. Una netta flessione per Chiara Appendino, giustificata dalla sindaca con l'esigenza di rimettere in ordine i conti della città. In controtendenza anche il risultato del PD, confermato primo partito a Torino e capace di tenere botta al flop generale del centrosinistra. Fa rumore però la sconfitta di Stefano Esposito nel collegio uninominale di Torino Collegno, una debacle che ha costretto il fedelissimo di Renzi all'addio alla politica. Chi invece conferma la tendenza nazionale è la Lega, con un exploit oltre il 20% alle Vallette e a Barriera di Milano, le periferie decisive nel successo dei 5 Stelle alle ultime comunali. Il boom del centrodestra a trazione leghista si riflette in tutto il Piemonte, con la vittoria di 21 collegi uninominali sui 25 disponibili. E galvanizzati dal risultato, Forza Italia e Lega rilanciano già la sfida per le regionali del prossimo anno, in cui si preannuncia un testa a testa con i grillini all'insegna del nuovo bipolarismo nato il 4 marzo. Inaugurata il 2 marzo nel centro commerciale di Anichelino, la prima area italiana dedicata al salto libero sui tappeti elastici, il racconto di Giorgia Gariboldi e Corinna Mori. 4.000 metri quadrati di tappeti elastici dove saltare, tuffarsi e fare canestro. E Bounce, area dedicata al free jumping che venerdì 2 marzo ha aperto al centro commerciale Viali di Anichelino. Io faccio parkour da 10 anni e un posto così lo sognavo da parecchio tempo. Quella di Torino è la prima sede di Bounce in Italia, che ha scelto come spazio un ex maneggio. All'apertura erano presenti giovani sportivi ma anche ragazzi meno esperti. Le zone sono ad esempio lo slam dunk, dove si può cercare di raggiungere i canestri ad un'altezza anche più elevata del normale, e ovviamente rimbalzando sui tappeti elastici. C'è una zona dedicata all'high performance, poi abbiamo la zona parkour, la zona free run, dove ci si può allenare anche senza l'utilizzo dei tappeti elastici. Abbiamo due campi da dodgeball, che per noi in Italia sarebbe la palla avvelenata. C'è una zona totalmente dedicata al salto libero, è enorme, ci sono più di 50 trampolini elastici ed è una zona che si chiama Free Jump. Il marchio, nato in Australia nel 2012, punta ora ad espandersi in Europa e nelle principali città italiane. We would like to go to to Milan, to Florence, to Rome, to Naples. E ospiti d'eccezione per l'inaugurazione torinese c'erano anche i supereroi. L'8 marzo è la giornata internazionale della donna. Che cosa succede in città? Nelle brevi di Martina Meoli, Giorgia Gariboldi e Martina Pagani. Quel mazzolino di fiori
La festa delle donne si veste di giallo, ma non per i fiori di mimosa. Quest'anno gelo e neve non hanno risparmiato la pianta simbolo dell'8 marzo e tra rami secchi e poca scelta i prezzi salgono. Non tutti i fiorai rinunciano a vendere e con un paio di euro in più rispetto allo scorso anno il mazzolino di mimosa è assicurato. Migliaia di palloncini contro il cancro. Nonostante il freddo e le elezioni, anche quest'anno la marea rosa di Just the Woman I Am ha invaso Piazza San Carlo e le vie del centro. La quinta edizione della corsa benefica ha centrato ancora una volta l'obiettivo, sostenere la ricerca universitaria sul cancro. 10 azioni concrete per i diritti e la dignità delle donne, un progetto creato e finanziato dalla Regione Piemonte. Gli impegni spaziano dalla lotta alla violenza di genere all'attenzione alla salute per arrivare alla parità lavorativa. Presentata anche un'app per mappare centri antiviolenza e consultori, che sarà disponibile nelle prossime settimane. Sport, comicità e spettacolo sbarcano al Pala Ruffini di Torino gli Harlem Globetrotters, storica squadra americana di basket che porta in giro per il mondo uno show dedicato ai più piccoli. Per noi c'era Valerio Barretta. 3.500 spettatori al Pala Ruffini per il ritorno degli Harlem Globetrotters a Torino dopo 5 anni. Martedì 6 marzo il palazzetto ha applaudito lo show della squadra di basket più spettacolare del mondo. Acrobazie schiacciate, evoluzioni e gag comiche sono state alla base di uno spettacolo che ha coinvolto grandi e piccoli. Il 102-96 con cui i giocolieri del basket hanno battuto i Washington Generals passa in secondo piano rispetto al carattere ludico dell'evento e dei personaggi. Uno di questi, la nuova star mondiale, Jamani Hotshot Swanson, playmaker di 1,35 m, soprannominato il mini Michael Jordan. Veri giramondo, dal 1926 gli Harlem hanno entusiasmato più di 144 milioni di tifosi, disputando 25.000 partite in oltre 150 paesi del mondo. La data torinese ha concluso il tour italiano che ha toccato anche Roma, Livorno e Milano. Ed è tutto per questa edizione. Continuate a seguirci sui nostri canali social Facebook, Twitter e Instagram e sul nostro sito www.futura.news. Grazie per averci seguito, un saluto da David Trangoni e Camilla Cupelli.